Udine, tranquilla cittadina di provincia. Ma è sempre stato così? Non è successo mai niente di importante a Udine? Nel 500 ci fu la prima e la più grande delle rivolte popolari d'Europa. In quel contesto nacque la storia d'amore più importante del mondo. Sono realmente delle vicende che meriterebbero un film, una telenovela, eppure sono sconosciute agli stessi udinesi. Questa che vedete è la mappa della città di Udine nel 500 e quel puntino rosso al centro sotto l'arco è il luogotenente veneziano Domenico Bollani. Però prima di parlare della dominazione veneziana in Friuli, che fu l'esito di una operazione militare, è bene conoscere e capire che cosa trovarono i veneziani, cioè la patria dal Friul con le sue radici sociali, economiche, politiche e spirituali, certamente anche spirituali. Perché il patriarcato di Aquileia è l'erede della seconda città dell'impero romano con la sua eredità cristiana. Questi che vedete sono i patroni della città di Udine, Ermacora e Fortunato. Essi arrivarono ad Aquileia provenienti da Alessandria d'Egitto, insieme ad altri gruppi di ebrei che professavano la nuova religione. Questi ebrei però ovviamente non hanno nulla a che fare con gli ebrei della schiavitù in Egitto che voi conoscete dalla Bibbia, anche perché l'archeologo israeliano Zeev Herzog ha dimostrato che non c'è mai stata la schiavitù in Egitto, cioè è un fatto inventato, non è un fatto storico. E così nella Bibbia ci sono molti altri fatti che si reputavano storici che in realtà sono delle invenzioni, e questo punto di vista di Herzog è condiviso anche dagli altri archeologi israeliani. C'è la leggenda di San Marco che sbarca ad Aquileia con una copia del suo Vangelo, viene accolto da Ermacora, primo vescovo di Aquileia, nella pineta del Belvedere ad Aquileia. È una leggenda. Può darsi che sia vero, può darsi no. Però sicuramente è arrivata ad Aquileia la corrente di pensiero religioso di San Marco. E come possiamo dimostrarlo? Perché la corrente di San Marco, che era quella di Pietro, si opponeva in un certo senso a quella di San Paolo, perché voleva mantenere l'eredità ebraica. Ed ecco quindi che noi troviamo in Friuli dei segni di questa eredità ebraica veicolata dalla corrente di San Marco. Per esempio, Santa Sabide è una santa che esiste solo in Friuli. In ebraico il sabato è santo ed è di genere femminile come la santa. Nel cristianesimo Cristo di sabato santo discende agli inferi per annunciare la salvezza universale di tutte le creature. Secondo la dottrina della apocatastasis, che risale ancora ai padri gnostici, a Origene, padre della chiesa gnostica, per attuare la pienezza della reintegrazione divina, tutte le creature devono essere salvate, nessuna esclusa. A me personalmente fa venire in mente questa concezione sublime che ricorda la filosofia anche indiana, la filosofia tibetana. A me fa venire in mente certe concezioni dell'astrofisica. Noi sappiamo che l'universo è stato creato dal Big Bang, la grande esplosione, 15 miliardi di anni fa. Da allora
l'universo ha continuato ad espandersi e continuerà ad espandersi all'infinito per sempre se la sua massa, il suo peso, è inferiore ad un fattore 1. Se invece la sua massa totale è superiore ad un fattore 1, a un certo punto, dopo essersi espanso, l'universo ricomincerà a contrarsi e ritornerà al punto di partenza, quel punto iniziale della creazione, quando Dio ha creato l'universo. Il Big Bang è la stessa cosa espressa in modo, per così dire, poetico nella Genesi, nella Bibbia. Attenzione però a non parlare della dottrina della apocatastasi con il nostro parroco, perché nel concilio di Costantinopoli venne considerata eresia. San Marco, secondo fonti autorevoli, pare che fosse legato all'ordine iniziatico dei terapeuti. Era un ordine che viveva nel deserto, di preghiera, di ascesi, come gli Esseni, per esempio. Lo stesso San Marco era noto come il medico che cura tutte le malattie, e i terapeuti non curavano solo il corpo, ma anche l'anima. Gli interessanti in Friuli pare che risalgano proprio a loro i canti a due cori, coro maschile, coro femminile, poi i due cori si univano in un unico coro. E ai terapeuti pare risalgano anche le danze friulane, sfrenate, statiche, note come Marquis. Vedete qui quella che è la giurisdizione del patriarcato di Aquileia, che andava da Como, Mantova, fino a Lubiana, in Carinzia, giù in Istria. Per giurisdizione si intende il potere di governo per la cura delle anime, quindi un qualcosa sempre di ambito spirituale, mentre invece il potere temporale si concentrava in quella zona gialla che vedete. Il Ducato del Friuli nacque nel 3 aprile del 1077 sotto l'imperatore Enrico IV, che per riconoscenza verso il bavarese Sigeardo di Beilstein concesse il potere temporale, perché Sigeardo, durante la lotta delle investiture, fu l'unico che si mise a fianco a sostenere l'imperatore Enrico IV mentre tutti gli altri vescovi si allontanavano da lui e gli erano contro. Ebbene, la corte della patria dal Friul era un luogo di incontro, di fusione tra culture, la cultura germanica, latina, slava. Arrivavano molti stranieri, per esempio gli italiani, i francesi, ebrei, e anche arrivavano personaggi di grande importanza, Dante Alighieri, il poeta Walter von der Vogelweide, che scriveva dei poemi d'amore, e l'autore di opere didattiche Tommasino da Cerclaria. Potete immaginare in Friuli come fosse pieno di preti, ce n'erano dappertutto. Il clero era ubiquitario, sovrabbondante, una pletora di preti, suore, frati, parroci, cappellani, e questi pregano, danno dei buoni consigli, però non lavorano, e chi li manteneva? Li mantenevano i contadini, perché le risorse della regione erano legate all'agricoltura, c'era un po' di commercio nelle città, ma principalmente il lavoro lo facevano i contadini, e in più un lavoro durissimo, e dovevano pagare le decime, le prebende, quindi era una vita durissima per i friulani. Qui vedete il momento in cui c'è una rievocazione storica
e il patriarca investe i cavalieri, i cosiddetti ministeriales. Anche l'imperatore poteva investire in Friuli i cavalieri. Io personalmente ho fatto nome alla scherma antica e ho partecipato a molte di queste evocazioni e sono stato anche investito dal patriarca. È solo una finzione, però qualcosa rimane dentro. Il 6 giugno del 1420 Tristano Savognin entra a Udine portando le insegne di San Marco. Perché Venezia ha pensato ad espandere la sua egemonia nell'entroterra? Perché in quel periodo c'era l'avanzata degli ottomani, dei turchi, e Venezia temeva di perdere il suo controllo del mare. Allora voleva coprirsi le spalle, rafforzare la sua potenza nel territorio. Il patriarca dell'epoca, Ludovico di Teck, si trovava in una condizione, diciamo, difficile. Lo Stato era in bancarotta, c'era un indebitamento altissimo esterno ed interno. Il patriarca perdeva sempre di più la sua autorità, veniva limitata dalle concessioni che faceva ai nobili. In pratica il Friuli era governato dal Parlamento della Patria, un Parlamento che è più antico di quello inglese e che durante il dominio veneziano rimase formalmente inalterato. Perché i veneziani avrebbero potuto, essendo vincitori, chiudere il Parlamento da un giorno all'altro, e invece lo mantennero. I veneziani sapevano che nei castelli c'erano dei nobili che avevano parentele in Austria, investiture in Austria, legami con gli Asburgo. Avrebbero potuto come vincitori mettere i propri uomini, i propri nobili nei castelli, invece no. Rimasero i signori castellani e anzi vennero confermate le prerogative dei castellani. Questo perché? Ha un senso, perché il dominio veneziano si estendeva su uno stato di tipo federale, ed era così federale per i Friuli come era per Brescia, per Bergamo, per Vicenza, Verona. Questo, ecco, è l'arco Bolani, dove c'era quel puntino rosso. È un arco fatto dal Palladio. Siamo nel Rinascimento, nel Veneto arrivarono anche molti artisti fiorentini per imparare il mestiere, come Donatello, Lippi. Questo arco è dedicato appunto a Domenico Bolani, era un luogotenente. E secondo qualcuno, in particolare Walter Tomada, che ha scritto il libro Storia del Friuli e dei Friulani, in Friuli il potere era nelle mani di una sola persona, il luogotenente veneziano. Ecco, questa affermazione è falsa, perché il luogotenente veneziano a Udine non aveva nessun potere militare, era minimo il potere militare, qualche scorta. La sua autorità era comunque limitata dalla presenza di altre figure, il tesoriere, il maresciallo, e poi c'erano tutti i rettori dei centri minori. In più, quando i patrizi veneziani passavano per la terraferma, potevano dare delle direttive. Gli udinesi si erano sottomessi a Venezia nel rispetto degli statuti locali e fermi restando i privilegi accordati nei patti di dedizione. E per di più, il luogotenente veneziano si trovava tra l'incudine e il martello, perché da una parte
c'erano i Savognan, filo-veneziani, dall'altro lo schieramento che abbiamo detto dei nobili friulani castellani, che in un certo senso egemonizzavano il Parlamento. Antonio Savognan, dice di lui Luigi da Porto: per un signore d'Italia così ai suoi sudditi obbedienti come Antonio Savognan con i friulani popolari e contadini. Perché era così amato? Perché i Savognan fecero una politica di sostegno delle rivendicazioni del ceto rurale, cioè i contadini, servi della greva, che normalmente fino ad ora erano oppressi, disprezzati dai signori dei castelli, nonostante fossero proprio i contadini quelli che mantenevano questi signori. Ma i Savognan non a parole aiutavano i contadini, coi fatti, perché fornivano loro l'aiuto degli avvocati personali dei Savognan. Poi svilupparono l'istruzione dei giovani contadini, favorivano le arti, i lanaioli, e durante le carestie compravano cereali a metà prezzo da Venezia e le distribuivano gratuitamente. Naturalmente c'erano sempre gli avversari di Antonio Savognan che lo dipingevano come un Giuda Iscariota, un traditore venduto ai veneziani e assetato di un potere personale, come se volesse crearsi una sua signoria personale, cosa che Venezia non avrebbe mai accettato. Di fatto c'erano due fazioni: da una parte gli Strumieri, capeggiati dai Della Torre, e dall'altra i Chambarlans dei Savognan, che portavano la piuma sul cappello. Qui vediamo Mario Savognan in questa famiglia illustre che è ancora florida, nel senso che io ho conosciuto Floriana Savognan, professoressa, e l'architetto discendente dei Savognan, Pirzio Bironi, che è quello che ha progettato il Parco del Cormor in periferia di Udine. Ebbene, questo personaggio, Mario Savognan, fece le mura di una città in Francia, perché era un ingegnere militare. E lo stesso Giulio Savognan fece le mura di Palmanova e anche a Cipro di Nicosia. Qui siamo nella seconda metà dell'Ottocento, però è giusto e doveroso ricordare Pietro Savognan, che andava scalzo nella foresta a cercare le sorgenti del fiume Congo. Non le ha trovate, le ha trovate Stanley, però erano due personaggi che avevano un carattere opposto. Mentre Stanley si apriva la strada con Winchester, uccideva chiunque trovava sulla sua strada, invece Pietro Savognan era un idealista, comprava gli schiavi e li liberava, credeva nella possibilità di sviluppo delle popolazioni locali, salvo ricredersi poi quando i francesi non mantennero i patti che lui aveva stipulato. Ebbene, e questo spiega perché in Africa c'è una sola città che ha il nome di un europeo, Brazzaville, che prende il nome da Pietro Savognan di Brazza. E siamo ad un avvenimento eccezionale per la storia di Venezia, che è la guerra della Lega di Cambrai. Venezia si ritrovò contro praticamente quasi tutta l'Europa. L'idea parte da Giulio II, creare questa lega in cui ci sono i francesi, l'esercito più potente all'epoca, ci sono gli Asburgo, gli staterelli italiani e anche il regno di Napoli. I nostri antenati, e virtù vuol dire tendere al bene senza attendere una ricompensa.
aveva anche uomini d'arme eccezionali, tenaci come Andrea Gritti, che poi diventerà lui stesso doge. Invece la caduta della Serenissima, che sarà l'argomento della prossima conferenza, avevamo un doge non altrettanto risoluto, piuttosto debole. Avevamo un comandante della flotta che era in sapore di tradimento. In situazioni, per così dire, analoghe con i francesi, che avevano la meglio, però Venezia alla fine, nel 1517, con una serie di alleanze, veramente ribaltamenti di alleanze, riuscì con la diplomazia e anche con il valore militare ad uscirne addirittura vincitrice nel 1517. Ed ecco Andrea Gritti, è una figura che ispira veramente una grande dignità, una grande forza. Il crudele giovedì grasso del 1511. Siamo ancora negli strascichi della guerra della Lega di Cambrai. Ci sono delle truppe austriache in perlustrazione. Allora Antonio Savonian raduna le Cernide, le milizie popolari, e si ammassano con grande tensione, con animo acceso, a Porta Aquileia. Succede l'imprevedibile, la scintilla. C'è una banale rissa fra servi di due famiglie. Cosa succede? Che il grosso di questo esercito di truppe popolari si riversa dove c'era la rissa, e lì succede il finimondo, nessuno riesce più a fermarli. Vanno a prendere l'artiglieria al castello, cominciano a bombardare i palazzi dei nobili che ritenevano filo asburgici. I nobili cercano di scappare, vanno nei vicoli, si nascondono, nessuno li difende, nemmeno quelli a cui avevano fatto dei favori. Vengono presi, fatti a pezzi, denudati. Immaginate che atmosfera surreale: c'è il carnevale e ci sono in giro cervella, capelli, sangue, odore di cadaveri. Nel contempo vengono saccheggiate le cantine di questi palazzi, quindi potete immaginare, viene preso tutto il vino, delle ubriacature mai viste, vengono presi tutti i salumi, i formaggi, gonzoviglie a non finire, per di più questi nobili sono stati denudati e il popolano si veste con i vestiti ricercati, eleganti del nobile e comincia a sfoggiare imitando vezzi e difetti di quel nobile. Se un nobile, non so, zoppicava o era balbuziente, veniva imitato. Lo stesso facevano le contadine, si vestivano con i vestiti raffinati di queste nobili, ridevano in modo sguaiato. Una situazione veramente surreale. Si può dire che il carnevale udinese del 1511 mise in atto quello che è l'essenza del carnevale. A carnevale il povero, l'umile, l'escluso può fingersi per un giorno l'uomo più potente della terra, può fingere di essere un re. E quella volta però non fu una finzione, fu una realtà, la celebrazione del mondo alla riversa. Purtroppo ci fu un terribile strascico di vendette, più una faida che durò la bellezza di 60 anni. Antonio Savonian venne processato dalla Serenissima e assolto, però questa assoluzione non piacque agli Stroubiers. E quindi ci furono spesso dei duelli per le vie di Udine, ma non solo, addirittura in modo plateale ci fu un omonimo di Tristano Savonian che nel mezzo del Canal Grande attaccò le navi dei suoi avversari fiulani che passarono di là, li sfidò a duello e li uccise.
Venezia era sempre stata mediatrice fra le fazioni e applicava il suo profilo giuridico repubblicano, non tollerava questi fatti di sangue che erano dettati dall'antico codice cavalleresco feudale, il quale prevede il duello da uomo a uomo di pari condizione, cioè solamente fra nobili. E Venezia non guardava in faccia nessuno, sapeva che i Savognà erano i suoi alleati principali, ma ha demolito il palazzo Savognà a Udine. Anche le famiglie dopo un po' cominciavano ad essere stanche di queste continue lotte e ci fu uno che buttò l'idea così di fare un ultimo duello a patto, a condizione che fosse seguito da perpetua pace. Nel frattempo il Concilio di Trento aveva vietato i duelli, sicché gli sfidanti, Marzio Coloredo e Federico Savognà della Bandiera, dovettero cercare un posto nascosto addirittura in Liguria. Al primo sangue i due si abbracciarono. Però sapete com'è nei salotti, si chiacchiera, poi c'è sempre quello che ha da ridire, si accendono di nuovo gli animi e ci fu un altro duello, questa volta tra Troiano d'Arcano e Federico Savognà, e il 14 aprile del 1568, in luogo solitario, entrambi morirono a causa delle ferite. Tutti sono convinti che Romeo e Giulietta siano vissuti a Verona o perlomeno che la loro storia abbia una radicazione nella città di Verona. Ma non è così. La storia di Romeo e Giulietta è una storia vera, però fu vissuta a Udine, non a Verona. Voi sapete che nell'opera di Shakespeare ci sono i Montecchi e i Capoletti, le due famiglie avversarie. In realtà i Montecchi furono banditi da Verona e ottennero la cittadinanza a Udine. Però in quella che è la novella, il racconto, in realtà non c'era da una parte i Montecchi e da altri Capoletti, bensì rami rivali della famiglia Savognà, i Savognà della Torre, a cui apparteneva Luigi da Porto, avete capito? È lui Romeo, Luigi da Porto, e Lucina, che era invece del ramo Savognà del Monte, che all'epoca, proprio per la questione del Giove di Grasso, erano diventate due famiglie nemiche. Come possiamo dire con sicurezza che sono loro, diciamo, Romeo e Giulietta, perché Luigi da Porto dedica la sua novella alla bellissima e leggiadra Madonna Lucina Savognana. La sera prima della Gioia Grassa, cioè del crudele Giove di Grasso del 1511, Lucina in casa Savognà canta, suona e forse era presente anche Luigi da Porto. Poi Luigi da Porto partecipa a una carica di cavalleggeri, viene ferito, rimane paralizzato, si ritira a Montorso vicino a Montecchio e da lì vedeva il castello di Montecchio e gli è venuta l'idea dei Montecchi e dei Capuletti. Ebbene, il suo racconto è fortemente autobiografico perché la sua storia viene trasfigurata e questo poi Lucina sposerà un altro e quindi il messaggio che vuole dare Luigi da Porto a Lucina è quello di fargli conoscere il coinvolgimento, la profondità del suo amore e dire che si ricorderà di lui proprio grazie a questa novella. Quindi è logico che lui l'ha dedicata alla donna che amava,
non ha nessun senso che lui facesse un'opera autobiografica di una tale profondità e poi la dedica a un'altra, non avrebbe nessun senso. Chi ha scoperto l'origine friulana di Romeo e Giulietta? Un professore di Liverpool, il quale ha notato che c'è stata una specie di copia e incolla. Matteo Bandello ha ripreso la novella, era costume comunque, un po' costume dei cantastorie di riprendere dei racconti di altri, poi tradotto in francese, tradotto in inglese da Brock, e finalmente arriva Shakespeare che con il suo genio lo trasforma in un'opera immortale. Mentre invece il povero Luigi da Porto non è conosciuto nemmeno a Udine, solamente il Bembo, che è il padre della lingua italiana, avrà per lui una grande attenzione fino all'ultimo. Questo è il castello di Artegna, un castello di Savognan. E adesso vediamo un'altra storia. Purtroppo sono tutte storie terribili. Però, come dicevo, sono storie da film, anche su questo personaggio si potrebbe fare un film. E direi che è il solito signorotto spavaldo, prepotente, come ce ne hanno tanti. Diciamo che Don Rodrigo, a confronto di Lucio Della Torre, era un boy scout, giusto per capirci. Anche lui ha avuto una storia travagliata fin dal bambino per capire il carattere di questo personaggio. Mentre aveva 4 anni, lo zio ha ucciso suo padre davanti ai suoi occhi perché voleva impadronirsi del castello di Villalta. Quindi è rimasto segnato, certamente un trauma terribile. Sua madre lo manda a Venezia in collegio, ma lui pensa solo a divertirsi. Torna al castello di Villalta e comincia a fare le sue bravate. Organizza una banda di 400 sgherri, il suo esercito personale, con la divisa che ha ideato lui, li deve mantenere, quindi cosa fa? Fa contrabbando, quando va dal macellaio prende tutto senza pagare, va dal fornaio altrettanto, porta via tutto perché deve sfamare questi 400 sgherri, e fa di tutti i colori. Addirittura arriva, dopo che era stato bandito da Venezia, arriva a Padova con le carrozze e comincia a scorazzare tagliando la strada. Siamo nel 700, qui siamo nel 700. Comincia a scorazzare per Padova, mettendosi in mostra, tagliando la strada a tutti quanti, insomma, con i suoi sgherri dietro, no? Però arrivano le guardie e cominciano a sparare. Lui viene ferito, si veste da benedettino e riesce a fuggire. E lui continua con le sue bravate, imperterrito. Era un bell'uomo, affascinante e un conquistatore di donne, si può dire. Le spogliava subito dei gioielli, per prima cosa, e domandò a rifugiarsi Lucio Della Torre, andò vicino a Gorizia al castello di Fara di Sonzo, di proprietà di Rizzardo Strassoldo, e per riconoscenza verso Rizzardo prima seduce la moglie e poi mette incinta la figlia di Rizzardo. Naturalmente il fratello è risentito, pretende da Lucio delle nozze riparatorie, però Lucio è sposato, questo è un problema. Cosa succede? E qui è un giallo. A un certo punto la moglie di Lucio viene trovata morta a Noale con il cranio fracassato da calcio di una pistola. Adesso, siccome è un po' un giallo, avete capito, no? C'è il capitolo che riguarda Lucio che spiega i dettagli di questa tragica storia.
e non vorrei dire il nome dell'assassino, perché sennò tolgo la suspense a quelli che vorranno leggere il libro I Veneti, i Friuli, dall'antichità alla Serenissima, che appunto spiega un po'. Posso dare così qualche indizio dicendo che comunque non è stato Lucio a compiere direttamente questo fatto terribile, e cito anche le due statue di Ercole e Caco che ci sono in Piazza Libertà a Udine, che provengono dall'antico palazzo di Lucio della Torre, trasportate in piazza nel 1717, dopo che il maggiore, cioè il Consiglio dei Dieci, rase al suolo l'antico palazzo di famiglia. E vi ringrazio per l'attenzione.